Era grande e grosso, soprattutto grosso, tarchiato, solido, e i suoi vestiti privi di ricercatezza sottolineavano quanto vi era di plebeo nella sua struttura. Un volto massiccio, nel quale gli occhi erano capaci di mantenere una fissità bovina. Assomigliava a certi personaggi che popolano gli incubi infantili, a quelle figure mostruosamente ingigantite e senza espressione che avanzano verso chi dorme come per schiacciarlo con il loro peso. Qualcosa di implacabile, di inumano, che evocava un pachiderma in marcia verso una meta dalla quale niente possa distoglierlo. Ho scoperto che la mia figura andava rivalutata, andava riproposta, rimessa in giro. Le mie inchieste restano sempre molto attuali, molto precise. Quindi mi sembrava che fosse il momento giusto per ritornare a far parlare di me. Ma innanzitutto credo che di dover un minimo ringraziamento a Battistone per l'opera che ha fatto. Trovo che abbia svolto un lavoro minuzioso e delicato, proprio in armonia con quelle che sono le mie indagini, con quelli che sono i miei ragionamenti, restituendo anche la raffinatezza di questi, per cui sono piuttosto colpito, felicemente colpito da questo attestato, ecco. Credo che il commissario Maigret risponderebbe: sono una complicazione inutile. Mentre Battiston direbbe: sono uno strumento meraviglioso. Ci sono dei dialoghi meravigliosi, è splendido, divertentissimo proprio restituire quelli, restituire le atmosfere. C'è sempre nebbia, pioggia in questi romanzi, per cui la cosa mi conquista, perché vengo da una zona dove c'è tanta nebbia e tanta pioggia. E quindi mette in moto il mio immaginario e di conseguenza cerco di mettere in moto io l'immaginario del lettore. Sono, grazie alla scrittura, così tridimensionali, così visibili, che ti fanno compagnia. Io in questi giorni, appunto, leggendo l'impiccato, mi sono fatto un'idea. Sono molto filmici, sono molto fotografabili, e sono decisamente particolari. Ogni personaggio ha una sua particolarità, ha un qualche cosa di indefinito, ma che resta nella mente del lettore. E questo è la dote anche della buona scrittura di cinema, ovviamente.